visto la grande bellezza, si chiude con la cena famosa tra il cardinale e la Madre Teresa di Calcutta, la suora che è interpretata da una centenaria fantastica, bravissima, non so quale hanno presa. Il cardinale a un certo momento dice alla suora ma che non mangiava, non parlava, era chiusa nella sua seggiola, dice ma madre, ma lei che cosa mangia? Il cardinale era un gran buongustaio, una persona di grande cultura culinaria. Madre Teresa, non so se mi fa, rappresentava lei, diceva guardi, io mangio radici, perché si ricordi, le radici sono molto importanti. E il film finisce con questa frase. Ovviamente le radici per la madre erano, come sapete bene, la cultura, le basi, i fondamenti, no? Non erano le radici, diciamo, fisiche, ma le radici culturali. Noi, la nostra radice è fantastica. Cioè dobbiamo essere coscienti di questo. Leone XIII, nella famosa Rerum Novarum, ci dice no conflitto tra capitale e lavoro, ma stretta alleanza, e ricordatevi che chi si impegna in politica deve essere forte della straordinaria forza, della forza meravigliosa, dice Leone XIII, del cristianesimo. Ecco, quella è la radice. Io sono, per ragioni familiari, erede del messaggio sturziano, perché mio padre è stato il più stretto collaboratore di Sturzo negli ultimi anni di vita del grande siciliano, dal 56 al 59, è diventato anche il suo esecutore testamentario, nonché il primo direttore scientifico dell'Istituto Luigi Sturzo. Mio padre, Morco Sturzo, era un economista, mio padre, ha sempre lavorato per non far scomparire, non mandare nel dimenticatoio il pensiero di Sturzo. Non c'è riuscito perché il vento era contrario, la democrazia cristiana aprì a sinistra come temeva Sturzo, e quindi il vento non era certo favorevole per Sturzo, che invece ha combattuto gli ultimi 10 anni di vita contro questa apertura perché ne temeva le conseguenze. Mio padre muore senza aver avuto la grande soddisfazione di poter aprire il processo di beatificazione, perché ha avuto tanti no. E, però negli ultimi mesi conosce un sacerdote fantastico, un postulatore di cause di santi, Monsignor Giuliani, e gli dice lei deve assolutamente farcela. E Monsignor Giuliani si informa, va in giro a sentire se è bene o male, e il giorno in cui muore mio padre io lo chiamo per dirgli guardi Monsignor Giuliani, mio padre assolutamente gli ha detto avete smesso di morte, mi raccomando, chiama Monsignor Giuliani che deve. Allora ho detto, guarda, io stavo per venire da suo padre, diceva Monsignor Giuliani, per dire che non me la sento, perché aveva preso informazioni ed ero detto chi te lo fa fare, quello era un politico, ti metti nei guai. Quindi io stavo per venire da suo padre a dirgli non accetto. Quindi l'ennesimo rifiuto l'avrebbe avuto anche in questa occasione. E però mi dice, guardi, ma siccome suo padre l'ha detto praticamente sul letto di morte, io accetto. Quindi nasce così l'apertura della causa, con questo fatto che io racconto nel libro che sta per uscire. Ed è stato per me un arricchimento incredibile, perché io non conoscevo poco di Sturzo. Io lavoravo tantissimo, mio padre mi rispettava, non voleva impormi nulla, leggevo ogni tanto i suoi articoli su Sturzo, ma io non ho mai aperto una pagina di Sturzo fino al 94. E ovviamente, essendomi stato, diciamo, aperta la porta da questo postulatore, ho cominciato ad aprire le pagine e sono rimasto. Poi, nel frattempo, mio padre non ha fatto in tempo a correggere le bozze del suo ultimo libro, Don Sturzo Oggi, e mi ha detto per favore fallo tu, e il libro è uscito 6 mesi dopo, corretto da me. E quindi ho imparato, tra l'altro ho conosciuto mio padre meglio nel leggere questo libro, e poi ho imparato delle cose che non conoscevo e mi sono entusiasmato, mi sono innamorato di questo sacerdote. Io lavoravo in Confindustria, in quel momento ho portato in Confindustria gli ultimi 2 anni in cui sono stato tante cose di Sturzo, trovando molto consenso. Beh, la faccio corta, 22 anni, dal 95 al 2017 abbiamo impiegato 22 anni
per chiudere la fase diocesana di questa causa difficilissima. 154 testimoni, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Italia, dovunque il tuzzo è stato, siamo andati, abbiamo prelevato testimoni de visu e de auditu, commissione storica, censori teologi, hanno dovuto leggere 54 volumi di sturzo, abbiamo impiegato molto tempo, ma è stato un tempo utile, e il primo miracolo secondo me è stato quello che la Chiesa finalmente ha riconosciuto le vere virtù eroiche di questo sacerdote, l'ha capito, perché non l'aveva capito, e abbiamo aperto questa porta. Il 24 novembre verrà ufficialmente chiusa la fase diocesana della causa di sturzo, cioè la fase istruttoria è stata, diciamo, è chiusa positivamente e tutto passa, i volumoni, potete immaginare quanti volumi nel frattempo sono stati redatti, passano alla Congregazione dei Santi. Quindi il 24 di novembre sarà un giorno importante, il vicario del Papa nel Palazzo del Laterano a ore 12 pronuncerà il discorso Angelo De Donati, il discorso di chiusura di questa causa. Ecco, per me è un risultato straordinario, perché quanti dubbi ho dovuto, quanti ostacoli ho dovuto, quante lotte nel frattempo per far capire, Sturzo non era un politico, era un sacerdote innanzitutto, lo diceva lui per primo. Ecco, chiudo, vi ho portato un po' di materiale della nostra associazione culturale sulla politica, che si chiama Servire l'Italia, dove troverete delle cose, penso, interessanti. Io dico solo una cosa: a Salerno ho parlato domenica scorsa, sono stato 3 giorni lì con gli altri amici, con Gianni Fontana, e ho tirato fuori il documento per me più importante di questa cartellina, che è un lavoro di Marco Vitale, fatto per un convegno sulla Pira a Napoli 5 anni fa, dal titolo Don Sturzo e la Pira, due visioni diverse ma con un obiettivo comune, il bene comune. E Vitale dice giustamente: signori, è tempo di finirla con questa diatriba destra, sinistra, Sturzo, la Pira, qua e là, dobbiamo unirci tutti, perché se oggi la Pira e Sturzo fossero vivi, lotterebbero insieme contro questo disastro che è stato creato dalla calpestato valori che prima che essere cristiani giustamente sono valori naturali. Quindi io penso che mai come oggi il tempo è favorevole. Io ho vissuto con il vento contrario, mio padre soprattutto ha vissuto con il vento contrario, oggi il vento è favorevole, perché più del 50% degli italiani non ne possono più di questa politica, di questa società, e sono la maggioranza che, diciamo, silenziosa. È tempo di stare a parlare e di dare loro la giusta cultura. Tu giustamente dici, Paolo, i giovani oggi spurti per dire neanche sanno, certo che non sanno, perché nessuno gliele ha insegnati, ma pensate quanto nutrimento potrebbero avere questa scuola che con Martinez avete fatto, ma quanti stanno già ricevendo. Martinez, sapete, è uno sturziano doc, e lui è diventato sturziano 15 anni fa grazie a Gaspare Sturzo e al nostro centro internazionale studi di Sturzo. Lui non conosceva Sturzo, un siciliano di Enna che non conosceva Sturzo, l'ha conosciuto nel 2000 ed è diventato uno sturziano di ferro, ha fatto tante cose e oggi è uno dei principali promotori del suo pensiero. Questa scuola è un'idea geniale, questi 1000 giovani che speriamo possano tutti uscire corazzati di questa cultura che prima che essere sturziano ovviamente è cristiana. Sturzo non direbbe mai la cultura è sturziana, la cultura è cristiana, è su quella pietra d'angolo che noi dobbiamo fondare i nostri sforzi. Quindi io sono convinto che il tempo è favorevole, dobbiamo sfruttarlo, avere fede, fiducia e questa volta veramente andare in media res nel concreto. Grazie.